Mario D'Alessandro, stasera la Porchetta Reale, lei fa parte di questo stand, già tanta la gente che inizia a venire. Sì, senz'altro, è molto apprezzata perché piace a tutti quanti questa nuova ricetta, dai. Quale sarebbe questa nuova ricetta? Di arrostire il maiale intero. Da questo cosa ne deriva? Perché fate diverse pietanze, diversi pezzi del maiale? No, è che cucinato così è molto gradito, perché arrostita la cotenna viene fatta come un riso soffiato e quindi piace, alle persone piace molto. Risulta anche molto croccante. Poi cosa c'è ancora? Cosa vediamo? È apprezzata tanto per la succosità della carne, che cotta intera non perde sapore. C'è sempre tanta gente in questo stand. Sì, ma a questo stand c'è tanta gente perché piace. Signora Andrea, siete in attesa, in fila per degustare la porchetta. Dietro le telecamere mi diceva stiamo vedendo anche come la tagliano, perché nelle Marche questo non si fa. Voi venite dalle Marche? Sì, noi veniamo dalle Marche. È una cosa per noi nuova, da noi questa cosa non si fa, noi siamo curiosi da vedere un attimo come si svolge. Sicuramente sarà buonissima. Sicuramente. Come siete venuti a conoscenza, Giancarlo, di questa festa? Siamo venuti qui casualmente perché abbiamo un'amica di Agnone e ci ha messo a conoscenza di questi festeggiamenti, di queste cose qui, quindi per curiosità siamo venuti qui a vedere come funziona e assaggiare la porchetta, che dicono sia favolosa. E non solo, perché ci saranno tanti stand. Bagnoli, come vi sembra? Ottimo, un bel paesino arroccato su una roccia, lo vedo, quindi caratteristico sicuramente. Da Roma per questa edizione di Frammenti d'Antico qui a Bagnoli del Trigno. Ma noi veniamo tutti gli anni qui per questo evento, che è bellissimo, ormai è diventato una cosa, è pieno di gente e quindi... io mi sarò visto penso 15 edizioni. A Roma feste del genere non ce ne sono? No, così non ce ne stanno, feste del genere no, questa è la cosa caratteristica, dove il paese viene trasformato come una volta insomma. Ma come siete venuti a conoscenza di questa festa anni fa? Noi perché abbiamo i nostri genitori che sono nativi del paese, sono molisani, e veniamo qua tutti gli anni, siamo rimasti legati a questo paese, portiamo avanti le radici di questo, dei nostri genitori. Ecco, quanto è importante il ritorno alle origini, comunque non dimenticarsene. Ah, noi se ci veniamo da più di 40 anni significa che ci teniamo, quindi ci fa piacere venire qua questi giorni di festa. E poi ritorniamo a Roma, dove è totalmente differente, no? Non è come qua. Tra l'altro qui avete vicino anche lo stand della porchetta imperiale, quindi tra poco si mangia. Sì, questi sì, già abbiamo visto. Sì, adesso cambieremo anche noi i Ducati e mangeremo qua, in giro per gli stand. In che stand siamo e cosa preparate di buono stasera? Siamo nello stand della pescia con la salsiccia, è una pizza diciamo pasta di pane con la salsiccia brustolita sulla brace. Già tanta la gente che sta arrivando? Sì, abbastanza, adesso ancora siamo all'inizio, ma poi mano a mano che passa il tempo è sempre di più, non si finisce mai praticamente. Da che ora siete arrivati? Da che ora state preparando? Da stamattina stiamo preparando, ci siamo alzati presto, abbiamo allestito i tavoli, e i bruciatori, brace. Adesso siamo arrivati, abbiamo spaccato la pescia perché viene fatta, è una grande ciambella e viene fatta in otto parti, viene aperta e dopo dentro viene imbottita con la salsiccia fatta sulla brace. La pescia è un tipo di pane bagnolese, noi la chiamiamo la pescia, ma effettivamente è una pizza bella. Una pizza pane. Esatto, è una pizza pane che viene lavorata in queste condizioni e si fanno i panini. Una volta quando si andava in campagna si faceva questo lavoro, si spaccava la,
si spaccava questa pesce, si metteva le salsicce o il formaggio, quello che è, e i contadini mangiavano questo tipo di pane. E allora buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Ragazzi, voi venite da Roma, adesso cosa state degustando? Adesso stiamo mangiando la pescia con la salsiccia. Che per chi non lo sa, diciamolo, è un pane... Un pane pizza con la salsiccia dentro. È un pane tipico di Bagnoli del Trignio. Come mai da Roma siete qui? Dicevate che avevate che avete nonni qui. Sì, abbiamo io e i nonni sia da parte di mamma che di papà. Quindi veniamo ogni anno qua a agosto. Ti piace questa festa? Certo, sì, assolutamente. Anche perché poi stiamo tutti insieme, comunque siamo soliti appunto scendere alla festa e mangiare tutti i cibi tipici. Sì. Che a Roma non si fanno? Assolutamente no. Vediamo se lo pronuncio bene. Signor Annibale, cos'è il macciuc? Il macciuc è il latte cagliato che se poi si ristringe piano piano e si fanno delle piccole palline che poi si mangia con il siero caldo, c'ha tutto un altro profumo, che praticamente è una tradizione che si faceva da quando ero piccolo pure io, insomma, praticamente... Quando si faceva il formaggio si riempivano le friscelle, quella che avanzava dalle friscelle si dava ai bambini piccoli, si faceva questo macciuc e si accontentavano i bambini perché erano golosi del formaggio. Praticamente è un formaggio che è appena fatto, senza, non c'è niente, solo siero. Siero mischiato col siero, senza ci sono altri tipi di ingredienti, latte portato a 37-38 gradi, si mette il caglio, si aspetta un quarto d'ora per cagliare e poi si fa la maggiotta del tutta la cagliata. Sì. Ma macciuc qui in dialetto significa qualcosa in particolare? No, non significa niente particolare, è solo perché viene fatto in un certo modo, è stretto tra le mani e si fa come una pallina. E lei da quanti anni prende parte a questo stand? Sono 25-26 anni che facciamo questo lavoro. Quindi da sempre? Sì, poi abbiamo pure un caseificio che facciamo, questo praticamente è un primo sale, però non messo dentro le friscelle, fatto a mano. Soprattutto non salato. Non salato, sì. È un primo sale senza sale. Com'è questa bruschetta? Guardi, è stupenda. No perché ho fame, perché è proprio buona. Veramente. Però è di parte perché fa parte dello no, staff. Non è che è di parte, vuol provarla anche lei? Sicuramente direi che è buonissima. Poi abbiamo quella col tartufo che è ancora meglio. Comunque tranquilla, è buonissima. Ci sono tre tipi, tartufo, poi così con i pomodorini. E bianca, con aglio, con olio, aglio e sale. Signora, da che ora siete arrivati stamattina? Da che ora state cucinando? Dalle 9:30 questa mattina che abbiamo preparato i pomodori tagliati a pezzettini, poi conditi e poi abbiamo smesso un po' per la pausa pranzo e alle 4:30 siamo ritornati per allestire tutto lo staff qui dello stand per mettere le luci, gli addobbi e accendere il fuoco per cominciare a tostare il pane. Sta iniziando a piovere, speriamo non continui. Speriamo che il tempo non ce l'ha con noi, che possiamo verificare questa bella festa che si fa ogni anno. Speriamo bene, in bocca al lupo. Io mi auguro. E vediamo anche il corteo quando passa e stiamo qua. Certo, le gocce ci stanno rovinando un po' tutto perché si bagna tutto e quindi anche il fuoco che stiamo a tostare il pane si bagna e quindi non possiamo tostare. Speriamo che il tempo ci assista.